Lui è Roberto Ballini ed è il custode dell'Orto dei Semplici di Rio nell'Elba. Da 40 anni nutre una passione quantomeno singolare, quella per le api, che lo ha portato a proporre nel 2012 l'istituzione di un apiario all'interno dell'area ortiva. Si tratta di un complesso di una ventina di alveari, di diverso colore e dimensioni a seconda della funzione, dove l'apicoltore riesce a far riprodurre le api regine. Che fa la regina è l'alimento, perché in un'arnia c'è una regina che depone l'uovo. Dopo 3 giorni quest'uovo si schiude e diventa larva. Se in questi, lo stadio larvale dura 5 giorni. Se in questi 5 giorni viene alimentata con la pappa reale, nascerà una regina. Se invece le api nutrici danno, il primo giorno gli danno la pappa reale e poi gli danno miele e polline, nasceranno api che sono femmine, come che sono nate da un uovo fecondato, però non hanno avuto l'alimentazione, è l'alimento che fa la regina. Roberto si meraviglia di come, nonostante la sua pluriennale esperienza, l'apicoltura gli riservi ogni giorno delle nuove scoperte. La più sorprendente gli è capitata nel 2004, quando si rese conto di poter, in un certo senso, parlare con le api. Nel 2004, dopo faccio il conto, io dal 76 che ho le api, mi sono accorto che con la voce si fermano, si bloccano. E io penso di essere stato il primo ad averci parlato, nel senso che mi hanno dato una risposta.